Ciao, benvenuto o benvenuto sul canale della Gaps Orchestra. Questo è l'angolo dedicato alle curiosità sui cantautori italiani. Oggi parliamo di due personaggi che non hanno niente a che fare tra di loro, Fabrizio De André e Raffaele Cutolo. Dove e quando si incontrano il grande cantautore genovese e il boss fondatore della nuova camorra organizzata? Beh, ovviamente in una canzone. Siamo all'inizio degli anni 90 e Fabrizio De André scrive e pubblica la sua tarantella in napoletano, la celeberrima Don Raffaè. Una volta pubblicata la canzone, un giorno si vede recapitare a casa una lettera. La lettera è stata spedita da un carcere e colui che scrive la lettera non è un detenuto qualsiasi, è proprio Raffaele Cutolo, il boss, il fondatore della nuova camorra organizzata. Raffaele Cutolo pare che in questa lettera si congratuli con De André perché è riuscito a descrivere mirabilmente la sua stessa vita all'interno del carcere. Si domanda come abbia fatto a così magistralmente descrivere la vita di un boss detenuto dietro le sbarre, i suoi momenti di libertà e di piacere come il caffè o leggere il giornale, i suoi rapporti con i secondini. Bene, pare che Fabrizio De André risponda a questa lettera con un'altra e a questo scambio Raffaele Cutolo fa seguire un'altra lettera, probabilmente volendo iniziare a intrattenere un rapporto epistolare con il cantautore. È qui che però Fabrizio De André decide di mettere un punto. Pensa che, insomma, non sia giusto intrattenere un rapporto, seppure epistolare, con un boss sanguinario come Cutolo. Ma questa storia inizia a dar voce a delle dietrologie. Infatti c'è chi dice che questa canzone sia stata ispirata o addirittura dedicata proprio a Cutolo, perché ovviamente c'è l'omonimia, Raffaele Cutolo e Don Raffaè, ma a mio parere, e in realtà secondo il parere di molti, questa canzone non parla di Raffaele Cutolo. Parla sì di un boss dietro le sbarre che riesce ad esercitare il proprio potere, che ha rapporti con i secondini e anche con il mondo esterno, ma in realtà questa è solo l'ennesima canzone di Fabrizio De André che ci racconta la società. E come spesso a lui piaceva fare, ci racconta la società degli ultimi, e probabilmente Fabrizio in quel momento non ha trovato nessun ultimo più ultimo di colui che è privato della propria libertà, quindi proprio dei carcerati. Spero che ti sia piaciuta questa storia. Se ti va di ascoltarne altre, di ascoltare la mia musica, puoi iscriverti a questo canale e mi trovi anche su tutti gli altri social network, su Facebook e su Instagram, Gaps Orchestra, ci sono i link in descrizione, e puoi vedere quello che faccio e ascoltare la mia musica anche su Spotify se ti va. Grazie di aver guardato, ci vediamo presto.